Buongiorno a tutti da Ermanno Frassoni, Motorfon TV. Siamo ad Automoto Retro, Automoto Racing Torino, con Giancarlo Minardi per parlare della Minardi M02 F1 del 2000. Benvenuto Giancarlo, innanzitutto. Grazie, grazie a voi. Cominciamo dalla presentazione di quella Minardi il 16 febbraio 2000 a Bilbao, vicino al Museo Guggenheim, mi risulta. Che ricordi hai di quel battesimo in Spagna? Diciamo che ho dei ricordi bellissimi, perché il posto era stupendo, perché presentavamo due piloti, di cui uno spagnolo che era Margené. Avevamo uno sponsor importante che purtroppo dopo si è dato al motociclismo come Telefonica, e soprattutto è stato l'ultimo anno che insieme al mio socio Rumi abbiamo condotto interamente e da soli la Minardi, perché dopo purtroppo Rumi si è ammalato e ci ha lasciato, perché abbiamo dovuto fare un passaggio nelle mani di Paul Stoddard, anche se la squadra è quella che avevamo creato, che ho creato io prima, e dopo con lui l'avevamo potenziata. Cosa puoi dirmi su Gustav Brunner, il progettista della Minardi M02? Gustav è stato un uomo geniale, un tecnico probabilmente di anzitempi, perché amava il tecnico, non era avvezzo al computer. È stato con me nella prima parte, poi è andato in Ferrari, poi è tornato con me, fino a che a un certo momento mi ha detto: io domani mattina andare a tagliare erba, invece è andato in Toyota, profumatamente pagato. Però è stato uno di quelli che ha fatto crescere i tecnici, i disegnatori, era un genio a modo suo, e quindi abbiamo fatto delle macchine anche interessanti con lui. I piloti titolari della M02 sono Marc Gené e Gaston Mazzacane. Come si arrivò alle decisioni di confermare Gené dopo la stagione 99 e di ingaggiare l'argentino Mazzacane, che era un esordiente? Allora, Marc Gené è una conseguenza della sponsorizzazione spagnola. In quel momento, dopo è arrivato Fernando e ho preso la Telefonica, anzi Fernando si era molto arrabbiato di questo, mentre Gaston è stato il pilota argentino che ha sostituito improvvisamente Tuero, perché Tuero a inizio della stagione è venuto e ha detto: Tuero può solo dire a Esteban il perché non corre più, e poi è andato via. In quel momento lì io avevo dei sponsor argentini, abbiamo fatto le corse e i salti mortali per assicurarsi la continuità del team, perché non è che potevo fare dei danni, chiedere dei danni a Tuero, perché sarebbe stato... Insomma, morale della favola, gli argentini, gli sponsor furono d'accordo, Gaston aveva già corso in Italia in Formula 3, per cui aveva le credenziali per poter fare una stagione, e questo è stato il team di quell'anno. I nuovi colori della Minardi M02 erano dovuti allo sponsor Telefonica, immagino. Sì. È vero inoltre che Telefonica avrebbe dovuto acquisire una quota rilevante del team, come si sente dire? No. Non c'è mai stata una trattativa in tal senso. C'è stata una trattativa per fare più anni e purtroppo poi non è andata a termine e loro sono passate alle due ruote. A livello di impatto estetico, la M02 è ritenuta una delle Minardi più accattivanti della storia. Tu come la vedi? Ma io non faccio delle differenze, io ho avuto 21 macchine, perché 21 anni in Formula 1 sono 21 figli, per cui non ce n'è una. Sì, ci sono di quelle che hanno fatto delle prestazioni più o meno belle, più o meno valide, indubbiamente ogni tanto l'occhio cade su quei risultati, perché allora si andava a punti solo nei primi 6, per cui avere un risultato dei punti era positivissimo, però erano tutte belle. Quando partivi col tecnico prima e poi col computer dopo spento e lo accendevi, vedevi crescere in un anno una macchina nuova, e tutti gli anni c'era qualcosa di nuovo. Nel 2000 la M02 è una delle Formula 1 più innovative sulla griglia di partenza. Quali elementi la rendevano così speciale? Non so, a livello di aerodinamica, cambio, per esempio? Ma diciamo che il Minardi Team, come caratteristiche, ha sempre guardato avanti. Nel suo piccolo, nei suoi budget piccoli, ha sempre creato delle innovazioni che poi i team più importanti hanno portato avanti. Faceva parte della nostra storia, è stata la nostra forza, perché dopo è arrivata Toro Rosso, è arrivata Alfa Tauri. Cioè, se non avevamo questa tecnologia, se non avevamo questo know-how, probabilmente era un team non acquistabile. Cosa ricordi del test del giovanissimo Fernando Alonso sulla M02 a Fiorano, se ricordo bene? No.
eravamo, la prima volta eravamo a Gela della Frontera. Nel 99. Nel 99, quando io e la squadra facevamo tutti i test a fine anno con i migliori piloti delle formule minori, e a Jerez venne l'acqua, cosa che è stranissima per Jerez, ma noi siamo buoni a far piovere anche a Jerez, e c'erano cinque piloti, lui era il quinto perché venne sorteggiato per ultimo. Quando montò al terzo giro aveva già fatto il miglior tempo rispetto agli altri quattro che erano girati prima di lui, allora lo fermammo, io gli dissi: amico, qui non devi fare la pole, devi farci vedere di cosa sei capace. Lui, con la tranquillità e freddezza che ha sempre contraddistinto Fernando, ha detto: ma io sto solo pigliando, assaggiando e prendendo confidenza con la vettura. In realtà nei 25-30 giri che aveva a disposizione fece un abisso di distanza tra lui e i suoi compagni. Di lì iniziò una trattativa dove lo misi sotto contratto per 6 anni, però la nostra collaborazione durò poco perché c'è un'opportunità e ritenne opportuno per l'interesse del pilota cedere l'abbriatore, unico pilota che in realtà ho monetizzato in termini economici, che sono serviti per far sopravvivere il team e arrivare alla trattativa con Post Order, per cui anche Fernando è stato determinante nei 21 anni di sopravvivenza della Minerva. Che ricordi hai del compianto Gabriele Rumi, fondatore dell'azienda Fondmetal e dell'omonimo team di Formula 1, che nel 2000 era tuo socio in Minardi, giusto? È stato un partner eccezionale, un vulcano, capiva anche sia di organizzazione aziendale ma anche di automobilismo. Come succede nello sport, qualche volta abbiamo avuto dei contrasti, ma sempre a fin di bene e sempre a favore della soluzione migliore, compresa quella che a un certo momento purtroppo le sue condizioni erano terminali e di conseguenza in poco tempo trovammo la soluzione per cedere il team a Post Order, che si assunse anche le responsabilità e quindi riuscì a sgravare Gabriele Rumi da impegni finanziari. È vero che nel 2000 la Minardi aveva un budget di 50 milioni di dollari e un centinaio di dipendenti? No, perché il massimo è stato 50 miliardi, che equivalgono a 30, forse un po' meno, milioni di euro. Sul numero dei dipendenti però siamo lì. Nel 2000 erano 100, siamo arrivati a 130 successivamente, prima di cedere al 2005. Come si è arrivati poi alla gestione di Paul Stoddart, la gestione australiana? È stato, diciamo, un interessamento da parte di tutti, compreso Bernie Ecclestone, e noi abbiamo scelto di sopravvivere, far sopravvivere 130 famiglie e cedere la società. Personalmente consideri la M02 come l'ultima Minardi al 100% italiana oppure no? Ma no, perché fino anche dopo la maggioranza delle persone, come in quel periodo lì, erano italiani, i tecnici erano italiani. Si chiamava Minardi anche dopo, quindi non direi di no. La M02 è anche la Minardi dei 250 Gran Premi in Formula 1. Cosa ricordi di quel grande traguardo per la Minardi? Ma io devo dire la verità, indietro non l'ho mai guardato, ho sempre guardato avanti, perché credo che è vero che non c'è un passato, non c'è un futuro se non ci fosse stato un passato. È stato allora un obiettivo importante, allora si facevano 15-16 Gran Premi, non è come adesso 22-23, che in tre anni ne fai già un anno in più, per cui è stato un traguardo bello, un traguardo che all'inizio della nostra stagione non avevamo certamente prefissato, per cui abbiamo fatto a spout tutto in un circuito storico importante. Nel 2000 la Minardi M02 ottenne 3 ottavi posti, se non sbaglio. Oggi varrebbero ognuno 3 punti in campionato. No, siamo ancora lì, è inutile guardare indietro. Purtroppo, se andiamo indietro nella storia della Minardi, anche il primo anno, che è stato un anno difficilissimo, abbiamo fatto 1º posto e saremmo andati a punti, e molti al primo anno di costruttore non hanno fatto dei punti. Quindi è inutile guardare indietro. La Formula 1 è cambiato tutto, è inutile fare del retro. Vorrei concludere parlando un po' del Minardi Day 2022 in programma d'agosto. Cosa bolle in pentola per quest'anno? Intanto l'affetto di tutti i nostri amici, che l'anno scorso sono corsi in numero spropositato, 300 macchine in pista, 41 in Formula 1.
altre 100 e passa macchine nel giro delle auto storiche degli anni prima del 1990, quindi 5.000 persone al giorno, perché era l'obbligo che avevamo, massimo di vendita di biglietti nei due giorni, quindi 10.000 persone. Abbiamo ottenuto un grosso risultato che ci spinge a fare ulteriori sforzi per organizzarlo anche quest'anno. La data è il 27-28 agosto, sembra che stiano rispondendo tutti molto bene e speriamo di farlo ancora meglio, perché quest'anno vorremmo ricordare mio fratello Nando, che era una pedina importantissima di questo, che ci ha lasciato pochi giorni dopo il Minardi Day improvvisamente, per cui i piloti mi dicono che vengono. L'anno scorso addirittura tra il venerdì, il sabato e la domenica abbiamo avuto 19 piloti di Formula 1, quindi direi che è una soddisfazione, un grosso sforzo organizzativo, però vale la pena farlo. Allora Giancarlo, io ti ringrazio molto per la disponibilità e alla prossima, ci vediamo al Minardi Day.